Eccoci qua, un bentornati a tutti, vi voglio ringraziare, siete veramente numerosi a seguire le lezioni di Sagreras, non credevo che Sagreras potesse piacere così tanto. Io mi impegno tanto a portare tutto in audio, e i ragazzi che hanno problemi di vista come me seguono bene, quindi vuol dire che lo scopo funziona, lo scopo di questo audio spartito di Sagreras funziona. Grazie, grazie, grazie. In questa lezione numero 46 tornano le terzine d'ottavi su un tempo di 4 quarti. Quindi, in una battuta di 4 quarti abbiamo 4 movimenti da un quarto e per ogni quarto c'è una terzina. Così molto velocemente un po' di teoria. Va bene, la mano destra è la cosa principale in questa lezione qui. La mano destra farà sempre questa figurazione ritmica. Pollice, indice, medio. Anulare, indice, medio, pollice, indice, medio, anulare, indice e medio, per ogni battuta. Questa era una battuta. Mi raccomando, questa figurazione funzionerà per tutta la lezione, tranne che il pollice che si sposterà sulla quinta corda, sulla sesta corda, sulla quarta corda, eccetera. Mentre l'indice suonerà sempre il sol, terza corda, il medio suonerà sempre il si, seconda corda, e l'anulare suonerà sempre il mi cantino, prima corda. Questa è la mano destra. La mano sinistra farà degli accordi. In questo caso qui partirà con un accordo di la. Questo accordo di la minore posizioneremo col dito indice al primo tasto della seconda corda della mano sinistra per fare un do. Il dito medio andrà al secondo tasto della terza corda per fare un La. Il La è una quinta corda a vuoto e il mi cantino è la prima corda a vuoto. Quindi vi ricordo la mano destra un attimo, pollice, indice, medio, anulare, indice e medio per due volte. Quindi andiamo a vedere le note. Le note saranno La, La, Do, Mi, La, Do, La, La, Do, Mi, La, Do. Questa è la prima battuta. La seconda battuta, con la mano sinistra, andremo a suonare col dito indice il primo tasto della terza corda che fa un sol diesis. Le altre corde sono tutte a vuoto. Quindi si parte dalla sesta corda a vuoto, quindi Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si. Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si. Ora proviamo a unire le due battute, quindi partiamo con La, La, Do, Mi, La, Do, La, La, Do, Mi, La, Do, Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si. Ok? Andiamo a vedere la terza battuta. La terza battuta, l'indice della mano sinistra rimane al primo tasto della terza corda. Il dito anulare della mano sinistra andrà al terzo tasto della seconda corda che fa un Re. Quindi, questa battuta suonerà così. Mi, sol diesis, Re. Mi, sol diesis, Re. Mi, sol diesis, Re, Mi, sol diesis, Re. Proviamo a unire tutte le battute, quindi si parte con La, La, Do, Mi, La, Do, La, La, Do, Mi, La, Do, Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si, Mi, sol diesis, Si, Mi,
Sol diesis, Re, Mi, Sol diesis, Re, Mi, Sol diesis, Re, Mi, Sol diesis, Re. Ok? Ora andiamo a vedere questa battuta, ma praticamente è uguale identica alla prima battuta. Quindi ci posizioneremo in La minore. Indice, primo tasto, seconda corda. Medio, secondo tasto, terza corda. La quinta corda è a vuoto e il mi cantino è a vuoto. Quindi le note saranno La, La, Do, Mi, La, Do, La, La, Do, Mi, La, Do. Ok? Andiamo a vedere questa battuta nuova. Questa battuta nuova praticamente mettiamo il dito medio della mano sinistra al secondo tasto della seconda corda che suonerà un Do diesis. Le altre corde saranno a vuoto. Quindi in ordine saranno La, Sol, Do diesis, Mi, Sol, Do diesis, La, Sol, Do diesis, Mi, Sol, Do diesis. Ok? Andiamo avanti, facciamo un Re minore. Per fare un Re minore bisogna mettere il dito indice della mano sinistra al primo tasto della prima corda che fa un Fa, il dito medio al secondo tasto della terza corda che fa un La, il dito anulare al terzo tasto della seconda corda che fa un Re. Si parte con la quarta corda a vuoto, quindi le note saranno Re, La, Re, Fa, La, Re, Re, La, Re, Fa, La, Re. Ok? Ora andiamo a vedere una battuta che avrà due accordi. Un accordo di La minore e un accordo di Mi nella stessa battuta. Dito indice, primo tasto, seconda corda. Dito medio, secondo tasto, terza corda. E invece di suonare il La vuoto, quinta corda, suoneremo il Mi, sesta corda. Quindi la prima parte della battuta sarà Mi, La, Do, Mi, La, Do. La seconda parte della battuta ci posizioneremo col dito indice al primo tasto della terza corda che suona un Sol diesis e le altre corde sono a vuoto. Quindi Mi, Sol diesis, Si, Mi, Sol diesis, Si. Così abbiamo chiuso la penultima battuta. L'ultima battuta ci posizioniamo in La minore. Questa volta suoneremo la quinta corda a vuoto. Il primo tasto della seconda corda col dito indice, il secondo tasto della terza corda col dito medio. Quindi la prima metà sarà così. La, La, Do, Mi, La, Do. Gli altri due quarti della battuta saranno il La, quinta corda a vuoto. Quindi La, A. Si conta due. Ok? Proviamo a partire da capo. Ora vi dirò tutte le note da capo. Prima battuta. Si parte con La, La, Do, Mi, La, Do. La, La, Do, Mi, La, Do. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Re, Mi, Sol, Re, Mi, Sol, Re, Mi, Sol, Re, La, La, Do, Mi, La, Do, La, La, Do, Mi, La, Do, La, Sol, Do diesis, Mi, Sol, Do diesis, La, Sol, Do diesis, Mi, Sol, Do diesis, Re, La, Re, Fa, La, Re, Re, La, Re, Fa, La, Re, Mi, La, Do, Mi, La, Do, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, La, La, Do, Mi, La, Do, La, A. Quinta corda a vuoto, ho suonato un La, quinta corda a vuoto per finire. Ok? E spero di essere stato chiaro anche in questa lezione. Continuo a ringraziarvi tutti.
che mi seguite così numerosi, non me l'aspettavo. Grazie mille a tutti. Ciao ciao.